Marina di Grosseto è una rinomata località turistica posta a 12 km da Grosseto. Importante centro balneare della Marina grossettana, è conosciuto per il suo retroterra collinare ricca di macchie mediterranee, per le sue ampie spiagge che si affacciano sul Mar Tirreno con una vasta pinetta che si estende da Punta Ala fino ai Monti dell'Uccellina. Abbiamo scelto l'enoteca I Vini della Maremma, che firma i grandi vini ottenuti da uve maturate al sole della Maremma toscana. Insieme ai grandi vini di Maremma troverete una selezione di prodotti tipici, come l'olio extravergine d'oliva, i salumi, i formaggi, le conserve, il miele, i funghi porcini ed un angolo dedicato all'agricoltura biologica. Cosa c'è di meglio per rinfrescarsi in una calda giornata estiva? Il gelato, è ovvio, e noi per voi abbiamo scelto la gelateria da Carla, perché è sulla bocca di tutti, il più buono è proprio qui da Carla. Troviamo nella veranda qui della gelateria. Allora Michela, quali sono i prodotti tipici e particolari che avete? Noi, oltre a fare il gelato, facciamo tantissimi altri prodotti, tipo la granita alla siciliana, che sono fatte anche queste con la frutta e non con gli sciroppi. Poi facciamo tutti i piccoli conini per fare uno sfizio, anche se uno non vuole mangiare un gelato grande, un piccolo conino, dei bonbon, facciamo i biscotti, gli zuccotti, qualsiasi cosa che si può fare con il freddo noi lo facciamo. Le torte, no? Anche le torte, facciamo anche le torte, sempre in maniera naturale. Infatti i nostri prodotti non contengono né coloranti né conservanti. Infatti avrete notato che il pistacchio non è verde, perché non contiene il colorante come normalmente si trova. E uno può gustare quello che vuole per quanto riguarda il freddo, noi facciamo di tutto, anche i mottarellini, i conini che ho già detto, e poi non so, anche sorbetti allo stecco. Questo caldo fa veramente bene mangiare tutto quello che c'hanno qui. Allora Michela, qual è il segreto per avere il gelato veramente buonissimo? Quali sono gli ingredienti giusti da usare? Allora, il segreto per fare un gelato veramente buono è usare le cose più naturali possibili, quindi un latte fresco di alta qualità, che noi usiamo latte Granarolo, la panna fresca. Per quanto riguarda la frutta invece usiamo solo frutta, se è possibile, del luogo, se no quella che troviamo nel magazzino ortofrutticolo di Grosseto.
l'acqua e lo zucchero, perché il gelato di frutta non lo facciamo senza latte, perché così chi ha problemi di latte riesce a mangiare un gelato comunque sano e fresco, e poi perché la frutta amplifica il suo sapore levando proprio il latte. Sono qui con Federico, lui è the boss qui al Bagno Moderno. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti. Senti, un bagno, un locale che c'ha tutto questo proprio, 360 gradi, dal bagno al ristorante, all'aperitivo, alle 6:30. Spiegami un po', parlami un po' del Bagno Moderno. Si sta cercando di fare uno stabilimento un po' diverso e atipico da tutti, diciamo, gli stabilimenti, diciamo, normali e convenzionali, cercando di portare su anche gli altri che vogliono seguire questa cosa, perché se Marina si trasformasse sarebbe un capolavoro di posto, veramente molto bello. Qua c'è per tutti, da persone anziane, disabili, bambini, tutti quanti insieme appassionatamente. La domenica facciamo l'aperitivo, durante l'inverno siamo aperti per eventi, per cene, per compleanni e qualsiasi altra cosa. Fantastico, come dicevo, 360 gradi fanno tutto, quindi il ristorante noi abbiamo mangiato oggi, si mangia veramente bene, si può mangiare sia con menù alla carta sia con self-service, no? Assolutamente sì, la domenica, il sabato e tutti gli altri giorni abbiamo dei menù, diciamo, sia buffet freddi che caldi e ristorante. È una cosa di particolare attenzione, proprio perché è un bagno per tutti con la T maiuscola, c'è un'ampia scelta anche di piatti per celiaci e c'è un'attenzione veramente al senza glutine, veramente molto importante. Okay, Federico, complimenti, veramente, un bel lavoro. Grazie, grazie a voi, grazie a te. Per voi abbiamo scelto l'hotel Terme Marie, un hotel a 4 stelle, elegante e raffinato. Con la sua caratteristica forma a ferro di cavallo è circondato da maestosi pini marittimi che nella parte retrostante si concentrano creando un'oasi naturale di eccezionale bellezza.
Sono con Lamberto, titolare del ristorante Il Vellaccio. Allora Lamberto, che tipo di ristorante è questo qui? Allora, noi definiamo il nostro ristorante un ristorante di tipo artigianale. Tipo artigianale perché a noi piace produrre tutto quanto quello che proponiamo ai clienti di nostra produzione, sia essi salse, siano essi paste, siano essi dolci e quant'altro. Un'altra nostra caratteristica è quella che proponiamo verdure prodotte dalla nostra azienda qui vicino e pertanto abbiamo delle cose biologiche che proponiamo. Che tipo di clientela viene qui? Allora, io definirei che il nostro locale è amato molto dai bambini perché abbiamo delle famiglie che portano i bambini di varie età. E questo per noi è un vanto perché dimostra che la nostra cucina è apprezzata soprattutto da bambini e li portiamo nei posti dove si mangia bene e sicuro. Ecco, invece il menù che proponete qual è? Il menù che noi proponiamo, noi diamo abbiamo una vasta scelta di pietanze che spaziano dagli antipasti ai primi, ai secondi e ai dolci. Lasciamo libero il cliente di scegliere quello che vuole. I nostri prezzi sono già comprensivi di servizio e coperto, pertanto non c'è possibilità alcuna di maggiorazione e uno può mangiare quello che vuole e spendere quello che desidera. Immagino che ci sia anche un menù apposta per i bambini, no? Sì, menù, ovviamente tra questi ci sono pietanze adatte a bambini, anche se molto meno esigenti degli adulti. Okay, grazie. Se venite a Marina di Grosseto non potete perdervi la cantina del Brigante, enoteca, prodotti tipici e specialità della Maremma. Questa sera per noi ci hanno preparato alcuni taglieri con salumi tipici, insalata e del buon couscous. E per finire la serata mi faccio un cocktail all'insolito caffè che si trova sul lungomare Leopoldo vicino alla statua del cavallo bianco. Qui si ritrova un po' tutta la movida di Marina di Grosseto.